Ciao a tutti! Oggi vorrei fare un video per rispondere a una domanda che molti di voi mi hanno posto, ovvero chi è il borderline? O meglio, che cos'è il disturbo borderline della personalità? Ci sono tantissimi pregiudizi e miti riguardo a questo disturbo della personalità che vorrei chiarire in questo video. Innanzitutto, come tutti i disturbi della personalità, per andare a capire bene le dinamiche del disturbo, iniziamo a capire come questo disturbo viene formato. Nei video intitolati Chi è il narcisista e Cos'è la codipendenza, ho spiegato come hanno origine queste due personalità, da dove si formano e quali circostanze sono necessarie durante la crescita dell'individuo per fare sì che quando diventa adulto sviluppa questa personalità. Per il borderline la situazione non è molto differente. Anche il borderline, come il narcisista o codipendente, si sviluppa in particolari circostanze durante la crescita. Vediamo un po' quali sono queste circostanze. Come menzionato nei miei video precedenti, sia il codipendente che il narcisista hanno origine in un contesto familiare con un genitore narcisista. Il borderline non è da meno, ma vediamo quali sono le condizioni precise. Come menzionato, ci sono diversi modi in cui il genitore narcisista può trattare i suoi figli. In un estremo, il narcisista tratta i suoi figli come delle estensioni di sé, ovvero li usa come provvigionamento narcisistico. In questo senso, il narcisista sfrutta i suoi figli per gratificare il proprio ego e di conseguenza li tiene con cura e gli dà delle attenzioni in modo da poterli sfruttare in questa maniera. Dall'altro estremo, invece, il narcisista può trattare i suoi figli come un vero e proprio fastidio e disturbo, una cosa con cui non vuole avere nulla a che fare e di cui semplicemente cerca di disfarsi il più possibile. E poi ovviamente ci sono tutte le gradazioni in mezzo, e a volte può essere che un genitore passi dal trattare il figlio come un'estensione di sé al trattarlo come un fastidio. Ci può anche essere questo cambiamento, o anche viceversa. In tutti i casi, comunque, il genitore narcisista non è in grado di accudire un figlio emotivamente in maniera sana, perché non è in grado di accudire i bisogni emotivi del figlio in maniera completa, in modo che il figlio possa sviluppare una emotività completamente sana e adulta. Infatti, nel caso in cui lo tratta come un'estensione di sé, come un provvigionamento narcisistico, come un trofeo, diciamo, il figlio verrà sì accudito ed alcuni dei suoi bisogni verranno soddisfatti, però a costo di molti altri. In ogni caso il figlio viene visto come un oggetto, non come una persona con la propria personalità, con i propri desideri e i propri bisogni, che spesso verranno soppressi per soddisfare quelli del genitore. Il figlio in questo contesto impara una versione di amore condizionata, dove la condizione è sacrificare alcune parti di sé per soddisfare e mettere al primo posto i bisogni del genitore. Questo figlio impara l'autosacrificio, impara a svalorizzarsi, a non dare importanza a se stesso, a vedersi come qualcosa che ha qualcosa di sbagliato questo bambino diventerà in età adulta un codipendente. Impara a dover guadagnare l'amore e a dover guadagnare la propria esistenza attraverso il lavoro e il sacrificio per gli altri, anziché riconoscere il proprio valore inerente, anziché riconoscere la propria capacità di essere amati e di amare inerente. Questa personalità avrà dei forti traumi nell'attaccamento, spesso avrà dei traumi nell'abbandono, dei traumi nell'autodifferenziazione, ovvero nel capire le differenze tra il sé e gli altri, cosa è giusto per se stessi e quali sono i propri bisogni, quali sono invece quelli degli altri, e avrà quindi una identità non ben definita, non saprà chi è, e avrà spesso anche la sensazione che c'è qualcosa che non va in lui, che è sbagliato, che ha qualcosa di sbagliato inerentemente e che deve aggiustarsi per soddisfare ciò che vogliono gli altri. Nell'altro estremo, come abbiamo detto, abbiamo il genitore narcisista che tratta il figlio come un fastidio, come un oggetto di cui liberarsi. In quel caso il figlio non riceve quasi nessuna attenzione e nessuno dei suoi bisogni emotivi o che altro vengono soddisfatti dal genitore, se non accidentalmente.
In questo caso, il bambino, non avendo alcun riferimento di amore nella sua vita e essendo vivendo in un mondo completamente ostile e nemico verso se stesso, impara a chiudersi emotivamente in maniera totale, non sviluppa per nulla la sua emotività, quindi non sviluppa la sua capacità empatica, la capacità di connettersi con gli altri e di relazionarsi con gli altri in modo sano, e sviluppa e sopprime completamente i suoi traumi, che sono intollerabili, perché per non essere amato per un bambino significa letteralmente la morte, visto che la sua sopravvivenza dipende dai genitori, e opprime questi traumi sotto un'illusione. Come meccanismo di difesa sviluppa questa realtà immaginaria dove egli è totalmente immune, quindi nessuno può fargli del male, gli altri sono soltanto degli oggetti, lui è il sovrano della realtà, è onnipotente, ha diritto di qualunque cosa e gli altri sono semplicemente lì a sua disposizione. Questo meccanismo di difesa gli permette di sopravvivere all'infanzia, nonostante la mancanza totale di amore del genitore. Solo che poi ovviamente gli procurerà dei grossi danni in futuro, essendo proprio la base della personalità narcisistica. Ma cosa succede quando il genitore narcisista non è né su un estremo né sull'altro, ma in mezzo? Ovvero, mettiamo questo scenario: il genitore non tratta il figlio come un approvvigionamento narcisistico, praticamente lo tratta quasi completamente come un fastidio, però a volte gli dà delle attenzioni. A volte in modo molto casuale, in modo molto random, gli concede qualche briciola d'amore, proprio piccolissima, giusto quello che è sufficiente per non renderlo totalmente narcisista, ma non abbastanza per renderlo codipendente. Cosa succede in quel caso? Per chi ha visto il mio video intitolato La tecnica più potente che usano i narcisisti, a questo punto dovreste già aver capito che cosa succede a quel bambino. Infatti, questo non è nient'altro che rinforzo intermittente. E se avete capito bene l'effetto che fa questo sistema, questa modalità di amore alla persona, avrete già capito che il bambino diventa estremamente dipendente dall'affetto, dalle attenzioni del genitore e sviluppa uno stato di ansia e di stress estremo. Se avete familiarità con l'esempio del topo nella scatola di Skinner, sapete che durante il rinforzo intermittente il topo tralascia tutti i suoi bisogni vitali come mangiare, dormire, qualunque altra cosa per ossessionarsi completamente sulla levetta del cibo a causa appunto di questo rinforzo intermittente. E lo stesso succede psicologicamente al bambino in questione, in questo tipo di rapporto. Una volta così formata la psicologia del bambino, pur entrando in età adulta dove magari ha accesso a dei rapporti di amore più sano, delle persone molto più empatiche e compassionevoli, purtroppo rimane nel subconscio questo imprint, questo programma psicologico formato durante la sua infanzia, che lo tiene in questo stato di ansia fortissima, di stress molto forte, nel quale continua disperatamente a ricercare quella piccola briciola di attenzione e di affetto da parte degli altri. Per questo i borderline, quando entrano in una relazione, ovvero quando trovano qualcuno che dà loro questo affetto, queste attenzioni, vanno al settimo cielo. Per loro non è semplicemente l'aver trovato l'amore, è un'euforia totale, aggiunto all'assenza di quello stato di deprivazione, quasi di fame continua nella quale si trovavano prima. Vanno quindi in uno stato euforico molto potente, dove saltano da questo stato molto basso, di colpo sfrecciano ad uno stato emotivo molto alto. Infatti, quando si inizia una relazione con un borderline, all'inizio sembrano delle persone estremamente felici, piene di energia, allegre, addirittura non hanno bisogno di dormire, eccetera. Ma questa è proprio la facciata che vediamo nella quale sono in questo stato estremamente euforico, che non è uno stato naturale in realtà, è proprio uno stato provocato da questo rinforzo intermittente che fa ancora parte della loro psicologia, nella quale sostanzialmente credono di aver trovato le briciole di cibo.
Quindi ovviamente appena quelle briciole di cibo inizieranno di nuovo a mancare, per esempio il partner dovrà andare per un viaggio, quindi non potrà rimanere con la persona tutto il tempo, comunque dovrà assentarsi per un qualunque motivo, all'improvviso il borderline tornerà nello stato di prima, avrà come un calo a picco di nuovo nello stato di depressione, di ansia totale e di stress molto potente. Questo viene interpretato come uno stato di ansia d'abbandono. In realtà non è proprio un'ansia di abbandono, è semplicemente il frutto del rinforzo intermittente che fa questo effetto alla persona. Soltanto che pur essendo entrata nello stadio adulto, la persona non ha ancora disinnescato questa psicologia, questo meccanismo del rinforzo intermittente, rendendolo estremamente vulnerabile all'attenzione degli altri. Si dice anche che i borderline abbiano una sensibilità estremamente forte, che siano estremamente sensibili. Beh, questo è naturale quando si pensa che queste sono delle persone sotto un fortissimo stato di stress continuo. Quando siamo in uno stato di stress, non siamo in uno stato naturale, quindi non siamo rilassati e sereni. Abbiamo tutte le nostre percezioni, tutte le nostre abilità sensoriali sono fortemente evidenziati, quindi ogni piccola cosa che magari normalmente non ci darebbe fastidio, ci dà fastidio, ci provoca una reazione. E i borderline vivono costantemente in questo stato. Anche per questo motivo i borderline di solito fanno fatica a dormire, spesso diventano dipendenti da droghe o altri comportamenti che appunto creano dipendenza che loro utilizzano per automedicare questo stress, per cercare di sminuire questo stato di stress così forte e così intollerabile. Un altro dato di fatto preoccupante è che i borderline sono una dei disturbi della personalità, una delle personalità con i più alti tassi di suicidio. Infatti, una persona su 10 con questo disturbo si toglie la vita. E anche questo è molto comprensibile vedendo lo stato mentale in cui queste persone vivono, uno stato di sofferenza continua, di alti euforici con delle cadute a picco tremende. E quindi è chiaro che durante una caduta del genere una persona abbia dei pensieri di togliersi la vita. Un'altra caratteristica che definisce i borderline sono dei momenti di rabbia folle, di furore, che ricordano molto le reazioni di furore di un narcisista che ha subito una ferita narcisistica. Per questo spesso i borderline vengono confusi con i narcisisti, perché quando hanno queste reazioni di grande rabbia, nelle quali spesso si scaraventano proprio contro la persona che li ama, perdono in quel momento la capacità di empatizzare con la persona e si comportano proprio come dei narcisisti. Ma non bisogna fare confusione, i borderline non sono narcisisti, infatti una volta che si ricompongono e si rendono conto di cosa hanno fatto, la loro coscienza, la loro empatia gli fa capire benissimo quanto è sbagliato il loro comportamento e spesso hanno dei grossi rimorsi e dei grossi pesi sulla coscienza per come si sono comportati. La grossa differenza dei narcisisti a cui invece non hanno minimamente rimorso né coscienza riguardo ai loro errori passati. Inoltre, a differenza del narcisista, il borderline non ha questa reazione a causa del fatto che il loro ego è stato ferito, ma a causa appunto di un calo a picco dalla loro euforia. Quando ad esempio il loro partner decide di andare via e quindi si sentono di nuovo quelle loro briciole che vengono portate via, la loro disperazione fa sì che appunto attacchino il partner. È una reazione di disperata necessità, non è la stessa cosa del narcisista. Detto questo, se volete avere altre informazioni sulla personalità borderline, potete andare a vedere nei link che cito qui in basso, dove ho preso alcuni dei miei riferimenti, e ci sono ovviamente anche tantissimi altri articoli e libri sul tema che potete leggere se volete capire in dettaglio questa personalità. Quindi, come facciamo quando conosciamo un borderline? Come gestirli? Beh, la cosa migliore è lasciare che siano i professionisti a gestirli, perché sono delle persone estremamente vulnerabili e estremamente malate, quindi hanno bisogno di un aiuto professionale. Ci sono tante tecniche di psicoterapia che aiutano e che guariscono in modo efficace i borderline, quindi l'aiuto è possibile, la guarigione è possibile, e ci sono molti specialisti di questo particolare disturbo che sanno bene come gestirlo e come guarirlo. Un'altra però delle difficoltà dei borderline è che spesso sono delle persone che non vanno alla ricerca di aiuto ed è molto difficile convincerli appunto ad andare da un professionista. Questo perché?
loro purtroppo tendono a interpretare questo cercare di aiutarli come una mancanza di amore e quindi lo vedono di nuovo come il togliergli le loro briciole e quindi lo interpretano come un attacco alla loro persona. È molto difficile, però con tanto amore e gentilezza è possibile convincerli di cercare aiuto e sostegno professionale. Se siete voi del borderline, allora quello che posso anche consigliarvi di fare è esplorare le tecniche di meditazione, specialmente la mindfulness, la tecnica del mindfulness che aiuta moltissimo a staccarsi dalle proprie emozioni, dai propri pensieri per riuscire a gestirli meglio. E ovviamente, come sempre, il lavoro sui propri traumi. E ho spiegato come lavorare sui propri traumi nel video intitolato Guarire i traumi dalla codipendenza dall'abuso narcisistico. Lo stesso metodo funziona anche per i traumi che hanno creato la personalità borderline. Quindi la combinazione di tecniche di meditazione, lavoro sui propri traumi e possibilmente psicoterapia aiuta il borderline a guarire. Inoltre, proprio perché i borderline vivono in questo stato di stress fortissimo, tutti quegli accorgimenti che servono a ridurre lo stress, come lo sport, l'alimentazione sana, sono un grande aiuto per migliorare la propria condizione. In ogni caso, non è un disturbo da prendere alla leggera e prima si inizia a lavorare su se stessi, su questo problema e a darsi tutte le attenzioni, l'amore necessario per guarire e per stare meglio, e meglio è. La cosa comunque importante da capire è che la guarigione è assolutamente possibile e tanti borderline guariscono dal loro problema. Come sempre, con questo video spero di aver risposto in maniera esaustiva alle vostre domande. Se avete altre domande o magari non sono andata abbastanza in profondità su alcuni aspetti riguardo a questo tema, scrivetemi nei commenti e risponderò nel modo più esaustivo possibile. Vi ringrazio tutti, grazie per l'ascolto, un abbraccio e come sempre vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!